Oggi consentitemi di parlare per 5 minuti di scuola, quella vera, quella che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Le quinte liceali al 70% è cronaca di questi giorni, o addirittura al 100% come si legge da qualche parte, ovvero come aumentare in maniera significativa la possibilità che a metà giugno molti maturandi o commissari interni siano in quarantena, impossibilità di sbrigare la pratica burocratica, perché di questo si tratta ormai, del fu esame di Stato, che quest'anno rischia di avere una serie di riedizioni nel corso dell'estate, giugno, luglio, settembre, chissà. Incrociamo le dita e speriamo si tratti solo di quarantene. Non mi venite a parlare di rischio calcolato, non mi parlate di coraggio e responsabilità, perché queste cose le conosciamo bene, noi professionisti della scuola le conosciamo di certo, per viverle sulla nostra pelle da più di un anno, insieme ai ragazzi. Nella fu scuola pubblica, quella con le pezze al culo, quella che chi vuole riscaldarsi deve portarsi la stufetta da casa o rassegnarsi a fare lezione o a partecipare ad una lezione con la giacca a vento e la sciarpa, quella delle mascherine che ti devi portare da casa perché lo Stato ti mette a disposizione soltanto quelle becere inutili sulle quali qualche galantuomo probabilmente ha speculato, quelle marchio Fiat Chrysler, quella della corrosiva crema da mani Eni, gas e luce. Quella del computer che parte soltanto dopo la serie rituale di bestemmie che non si sa più nemmeno a quale divinità indirizzare. Quella dei banchi con le rotelle parcheggiati in aula magna e mai utilizzati, perché non ha mai avuto senso utilizzarli, la metratura delle aule è rimasta sempre la stessa. Quella che se vuoi provare a fare lezione in giardino. Ecco, questa è l'ultima novità, ma io ci provo da anni. Devi chiedere la cortesia ai muratori che lavorano al palazzo davanti di abbassare un pochino il tono del frullino a disco. Dovresti anche chiedere al traffico automobilistico di fermarsi. Quella scuola della ragazza che non ce la fa proprio a vederti seduto a terra in cortile mentre parli di Freud, di Seconda Guerra Mondiale. E ti cede la sua sediolina, accoccolandosi sulle ginocchia vicino a te, ma non troppo, ovviamente. Ricordiamoci i famigerati idiotissimi 90 centimetri dalle rime buccali, di cui si è parlato per tutta l'estate, che per me in realtà sono un minimo 2 metri. Quella delle cataste di banchi vecchi, ma nemmeno poi tanto vecchi, accatastati in cortile a marcire sotto la pioggia, mentre noi con la nausea che ci sale alla bocca, bocca con la mascherina, dobbiamo parlare di educazione ambientale, branca dell'educazione civica, smentiti ad ogni piè sospinto dalla fattualità dell'iperrealismo capitalista, del gettare via i soldi pubblici. Danni su danni prodotti in ultima istanza alle coscienze dei nostri ragazzi. Questo nessuno lo dice, nessuno lo mette in conto, a nessuno importa davvero. Occorre produrre, occorre siglare registri su carta, perché le procedure informatiche non bastano mai. Questo significa produrre a scuola, eh? No, non parlo del lavoro, non parlo di quello che c'è fuori dalla scuola. Occorre essere collegati H24, occorre non avere il tempo per studiare, per leggere e scrivere. Non abbiamo più tempo per queste cose e soprattutto non avere più tempo per mettersi in relazione con gli studenti, per prendersi cura di loro come esseri umani, perché devi redigere nel frattempo le 30 pagine del documento del 15 maggio, il famigerato, quelle che nessuno mai si leggerà se non per romperti le palle e farti causa, il verbale della riunione in cui hai parlato solo di certificati medici, di psicologi e di avvocati, perché ormai solo di questo si parla a scuola tra colleghi. Ecco, questa è l'unica interdisciplinarietà che conosciamo davvero. L'irresponsabilità di una classe dirigente in altre faccende affaccendate
da 30 anni, la cupa, stolida cecità di un'opinione pubblica animalizzata, con tutto il rispetto per gli animali, cialtrona, spinta alla disperazione dai soliti demagoghi virtuali, la riedizione di questi ultimi anni, di contro agli sguardi dei ragazzi, a volte cinicamente assenti, a volte ancora sbrilluccicanti, a volte cupamente rassegnati, a volte che ti chiedono aiuto e vorrebbero amare la vita, volare alto, a volte gettati sugli smartphone a nutrirsi di spazzatura per la mente. Ecco, questo mi fa montare dentro un'indignazione, una rabbia cieca, una frustrazione che ho il dovere di controllare, di gestire, perché il mio volto deve o dovrebbe rimanere ogni giorno, ogni santo giorno, il volto di un educatore responsabile, di un adulto di cui ci si può fidare, di uno che alla istituzione scuola ancora deve crederci. Io ho il dovere, io sento la responsabilità, lo devo ai miei avi, lo devo ai miei nonni, ai miei genitori, lo devo a chi ha sacrificato la sua vita affinché la Costituzione repubblicana, che ci costringono a leggere dopo averla in gran parte svuotata di sostanza, venisse alla luce. E soprattutto io questo lo devo ai figli e ai figli dei miei figli. Pensiamoci.